Ehi, Buongiorno a hey, tutti e bentrovati. Oggi parliamo di come fare per oscurare il sole, perché a quanto pare è quello che la Casa Bianca vuole fare. Girano da tempo notizie secondo cui l'amministrazione Biden avrebbe intenzione di oscurare il sole. Mi sono informato e ho scoperto che hanno effettivamente fatto uno studio che vi mostro ora. Si chiama Piano di ricerca su delega del Parlamento e quadro iniziale di governance della ricerca sulla modifica delle radiazioni solari. Modifica delle radiazioni solari. Cosa potrà mai significare? Questa è la cosiddetta geoingegneria solare. Forse ricorderete che in precedenti puntate ho parlato di come Bill Gates e il World Economic Forum abbiano dei piani in tal senso. E credo di essere stato tacciato di complottismo nonostante io abbia mostrato i video e i documenti di queste stesse organizzazioni. Forse ricorderete che c'è stato anche qualcuno che ha tentato di oscurare il sole usando una mongolfiera che spruzzava aerosol nell'atmosfera in Messico e che per questo è finito nei guai. E quindi cos'è successo? È intervenuta la legge. E che succede quando interviene la legge? Intervengono i regolamenti. E che succede quando intervengono i regolamenti? Lo Stato inizia a interessarsene. Ora vi mostro brevemente cosa sta facendo la Casa Bianca. E poi vi parlerò di quello che alcune delle altre organizzazioni stanno già facendo nell'ambito della cosiddetta geoingegneria solare, nota anche come oscuramento del sole. Il rapporto della Casa Bianca è molto lungo, non lo leggo per intero. Vi do solo una panoramica generale. All'inizio dice: il piano di ricerca è stato preparato in risposta a un requisito contenuto nella motivazione congiunta che accompagna la divisione B del Consolidated Appropriations Act 2022, diretto dall'Office of Science and Technology Policy, OSTP, con il supporto della National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, per fornire un piano di ricerca per il sole e altri interventi rapidi sul clima. Quindi loro sostengono che gli interventi sul clima siano rapidi. Credono che il riscaldamento globale, anzi non riscaldamento globale, perché ora non lo chiamano più così. Come dicono ora? Raffreddamento globale, che poi è come lo chiamavano prima che diventasse riscaldamento globale. Qualcuno ricorda la prossima era glaciale? Raffreddamento globale, cioè riscaldamento globale, cioè cambiamento climatico, cioè modelli meteorologici irregolari o qualsiasi altra formulazione stiano usando ora. Insomma, ora dicono che dobbiamo avere un piano per il sole e per altri interventi rapidi sul clima. Vogliono la tecnologia per alterare il clima e quella per impedire ai raggi solari di raggiungere la Terra. E non è uno scherzo. Quando la gente dice «vogliono oscurare il sole», scientificamente si parla di geoingegneria solare. La geologia viene quindi ingegnerizzata rispetto all'energia solare. Permettetemi però di parlarne più a fondo. Qui dice «un quadro iniziale di governance della ricerca è incluso nella prima parte di questo rapporto». Questo quadro iniziale fornisce un contesto importante per il piano di ricerca, mentre i concetti chiave del quadro, come la trasparenza e la cooperazione internazionale, come il World Economic Forum, che tra l'altro voleva creare delle bolle spaziali giganti per oscurare la luce del sole, si riflettono nel piano di ricerca che però, di per sé, non si concentra su questioni di governance. Questo documento si concentra su come agire sull'atmosfera. Con atmosfera si intende il cielo all'interno dell'atmosfera terrestre, per modificare la radiazione solare. Che bella formulazione, modifica della radiazione solare. E che cosa significa? Come si modifica l'energia solare? Cioè, i raggi di luce solare che raggiungono la Terra? Come fai a modificarla? Loro dicono mediante iniezione di aerosol stratosferico. Qui si parla di un sacco di cose, ma si parla in particolare di spargere aerosol nella stratosfera. Chi segue questo programma da un po' potrebbe ricordare che Bill Gates aveva prodotto un video su questo argomento. La Fondazione Gates ha spinto per questa stessa politica. Il piano prevedeva l'uso di aerei che avrebbero dovuto trasportare degli iniettori di aerosol per creare delle nubi.
Questi velivoli dovrebbero volare nella stratosfera e creare una specie di pellicola per imitare l'effetto di un'eruzione vulcanica. Se si guarda indietro nella storia, però, si vede che le conseguenze di certe eruzioni sono state carestie di massa, malattie, pestilenze, eccetera. Ne abbiamo già parlato in passato. L'effetto di questo genere di cose durerebbe per diversi anni. Non oscurerebbe completamente il sole, la vita continuerebbe ad andare avanti, ma creerebbe lo stesso effetto di una coltre di cenere dovuta a una colossale eruzione vulcanica. E vogliono spargere questa roba nella stratosfera, perché spargendola più in basso i vapori si disperderebbero. Se invece li si immette nella stratosfera, tendono a rimanere lì. E il piano di Bill Gates, di cui è stato realizzato anche un video promozionale, forse ricorderete che vi ho mostrato tutti i video promozionali che la Fondazione Gates ha realizzato in merito, non è nemmeno costoso da realizzare. E la tecnologia esiste già. Se vogliono, possono farlo anche domani. Non ci vuole nemmeno molto tempo. Vi avevo mostrato l'esatto precedente cui loro si rifanno, la storica eruzione vulcanica che ha impedito ai raggi solari di raggiungere la Terra. E vi avevo mostrato gli effetti di questa cosa. I due effetti maggiori furono carestia e malattie in tutto il mondo. Malattie e carestie flagellarono il pianeta, causate da un effetto residuo di quell'eruzione vulcanica, in particolare per via dell'oscuramento del sole. Questo documento che vi sto mostrando è un rapporto della Casa Bianca che chiede al Congresso di iniziare immediatamente a lavorare su queste cose e dice che si stanno studiando cose all'interno dell'atmosfera terrestre. Il che significa che non si sta guardando alla tecnologia spaziale, come proposto dal World Economic Forum, che proponeva, ad esempio, di creare una bolla di plastica gigante che impedirebbe ad alcuni dei raggi solari di raggiungere la Terra. E anche quella era una proposta reale, per quanto pazzesca. Si parla quindi di iniezione di aerosol nella stratosfera e di schiarimento delle nuvole marittime. Loro vorrebbero agire sulle nuvole in modo da riflettere una parte della luce solare nello spazio, anziché lasciarla passare. E dicono, seguendo la ricerca e l'esaustivo studio della National Academy for Science, Engineering and Medicine, NASEM, del 2021, dal titolo Riflettere la luce del sole, raccomandazioni per la ricerca e la governance della geoingegneria solare, questo piano di ricerca menziona l'assottigliamento dei cirri, cioè l'assottigliamento delle nubi, anche se questo funziona aumentando la radiazione termica in uscita e quindi non è strettamente SRM. SRM è l'acronimo di Solar Radiation Modification, modifica della radiazione solare. E oltre a studiare tecnologie che riflettano la luce solare nello spazio e che, attraverso l'iniezione di aerosol stratosferico, riducano la quantità di luce solare in grado di raggiungere la superficie della Terra, stanno studiando anche soluzioni che permettano il passaggio di una maggiore quantità di luce solare, anche se si tratta di altre tecnologie che non sono state studiate specificamente per questo scopo. Dicono che ad oggi c'è ancora del lavoro da fare sulla CCT, ma non mi dire. CCT sta per Cirrus Cloud Thinning, assottigliamento dei cirri. E dicono, e il trattamento di questo piano riflette questa scarsità di conoscenze in merito. Quindi stanno cercando di fare ricerche per ottenere maggiori informazioni. Questo piano di ricerca non prende in considerazione approcci spaziali all'SRM, ovvero la modificazione delle radiazioni solari, che era ciò che il World Economic Forum stava spingendo. Avevano dei video promozionali al riguardo. Forse ricorderete, ve li ho mostrati in precedenza. In linea di massima parlavano di specchi nello spazio, delle specie di bolle spaziali giganti. Immaginate delle bolle giganti di pellicola trasparente di dimensioni planetarie.
Proseguiamo. Non vengono prese in considerazione nemmeno misure su scala locale per aumentare la riflettanza della superficie come i tetti bianchi. Ad ogni modo, abbiamo visto gli effetti di questo fenomeno in passato attraverso le eruzioni vulcaniche. Forse vi ricordate quando vi ho mostrato il video di Bill Gates della Fondazione Gates, in cui si esaminava l'iniezione di aerosol stratosferico. In quel video si dice che l'iniezione imiterebbe l'effetto di un'eruzione vulcanica e fa riferimento a una specifica eruzione storica, della quale vi ho mostrato gli effetti. Ripeto ancora, ci furono morti in tutto il mondo a causa di carestie e pestilenze. Come dire, se non hai una pandemia, creane una. Se non c'è una crisi, realizzala tu. Semplice, no? E a quanto pare, questi stanno lavorando sodo per realizzare la prossima crisi planetaria. Qui siamo alla follia.